Zero Dark Thirty, il film di Kathryn Bigelow, lui premiato agli Oscar, che ha lanciato la carriera di Jessica Chastain, avesse un figlio segreto con Thank You for Smoking, l'irriverente commedia sulle lobby che ha rilanciato la carriera di Aaron Eckhart, questo film sarebbe Miss Sloane, noto più che altro per essere stato un clamoroso insuccesso negli Stati Uniti, nonostante poi alla fine Jessica Chastain, proprio per questo ruolo, che la vede tornare assoluta protagonista di una pellicola, beh, lei per il ruolo si è portata a casa una nomination ai Golden Globe, però il film è passato sostanzialmente inosservato. Il punto di partenza è un po' quello di Thank You for Smoking. Troviamo una geniale lobbista, in questo caso però una lobbista in gonnella, che riesce a rigirarsi come vuole gli uomini chiave del congresso e la incontriamo mentre sta tentando di salvare l'olio di palma dalla cosiddetta Nutella Tax. Miss Sloane, altro che Lady Boss, è il classico stereotipo che vi state immaginando. È fredda, è calcolatrice ed è pronta a fare qualsiasi cosa, e non è un modo di dire, imparerete che è davvero qualsiasi cosa, pur di arrivare alla sua meta, alla vittoria, per quanto sia disperata e impossibile l'impresa. Tant'è che alla fine andrà a imbarcarsi proprio nell'impresa più impossibile di tutte, ovvero fare lobby, sì, ma contro la lobby più potente d'America, quella delle armi da fuoco. Il film parte con un primissimo piano di quelli che solo le grandi attrici riescono a reggere senza uscirne distrutte e con una constatazione da parte della protagonista. L'essere un bravo lobbista significa non essere mai colti di sorpresa e quando il tuo nemico cala il suo asso nella manica, avere ancora una carta da giocare. E da lì il film prende il via. Seguiamo questa protagonista che, piuttosto che continuare a cementificare la propria carriera in uno studio già affermato che non vede l'ora di tirar dentro la lobby più ricca, ovvero quella delle armi, decide di passare una lobby che lei stessa descrive come un po' hippie, fatta da gente che, insomma, un po' senza arte né parte e soprattutto senza fondi, per tentare di tentare a casa questa missione impossibile, questa legge che tenterà almeno in parte di regolare almeno alcuni tipi di armi semiautomatiche o quantomeno la loro distribuzione. L'impegno è veramente molto difficile, anche perché quando entra in gioco la lobby delle armi arrivano un sacco di soldi per il fronte contrario. Lei è veramente geniale e riuscirà a portare dalla sua parte parecchi voti, tant'è che il suo ex studio, che lei ha lasciato per intraprendere questa battaglia, decide di metterla sul personale e, men che non si dica, comincerà una causa legale, sì, ma contro di lei che è accusata sostanzialmente di aver corrotto alcuni senatori. Siamo abituati a immaginare i lobbisti come persone senza scrupoli che farebbero di tutto pur di ottenere il loro scopo. Il film, ritraendo l'ascesa e la caduta di questo personaggio, sembra voler incarnarne la corruzione, la mancanza di valori, e invece più il film si snoda e più capiamo che veramente Miss Sloane, all'interno dei suoi discutibili parametri etici, ha un'integrità ferrea e una sincerità con se stessa davvero rare. Ovviamente quello che porta a casa il film è l'interpretazione di Jessica Chastain, da molti considerata la nuova Meryl Streep. Io devo dire, è innegabile che sia un'ottima interprete. Io trovo che però lei non sia davvero un'attrice così poliedrica. Anzi, secondo me funziona molto meglio in questi ruoli un po' crepuscolari, un po' in cui anche se è protagonista lei deve suggerire, che non quando è protagonista assoluta, in un ruolo molto rimarcato, in un ruolo in cui deve dire molto verbalmente e non deve lasciar capire. Secondo me lei non è efficace come in questo tipo di film. Qui è assolutamente strepitosa. È anche strepitoso, e questo veramente non riesco a spiegarvelo, John Madden alla regia. La regia di questo film è di un'eleganza minimalista, ma sa essere tagliente in una maniera che io mi sono sentita in dovere di andare a rivedere la filmografia di John Madden, perché ho detto, ah, adesso me li devo sparare tutti. Ma non c'è niente tra quelli che ho visto da lui girati di film che abbia questa eleganza e questo livello formale. Quindi, se vi piace il genere thriller, se vi piacciono le cose un po' alla John Le Carré, e se vi piace essere presi di sorpresa, questo è il film che fa decisamente per voi. Se avete pensato, sembra un po' come Aaron Sorkins, questo è l'anti-Aaron Sorkins, perché ha i dialoghi sagaci, le battute fulminanti, quelle citazioni che non sai se scriverti sulla smemoranda o se andarci in crisi depressiva perché ti cambiano la visione della tua vita, però non ha
tutto questo strato che ti devi subire per vedere una roba scritta da Sorkin, quindi non ha tutta la deriva soppoperistica melodrammatica, non ha tutto il maschilismo macista, non ha tutto, ehi, attenzione, io ho la verità in mano, adesso te la spiegherò. A me come film è piaciuto tantissimo. Anche perché io sono un amante davvero all'ultimo stadio dei legal drama e questo film è così benedetto sotto questo punto di vista che contiene in due ruoli abbastanza marginali ma comunque presenti i due numi tutelari del genere. Abbiamo Sam Waterston che c'era già in The Newsroom, come vi diranno gli appassionati di Aaron Sorkin, ma il punto è che Sam Waterston non può non essere ricordato innanzitutto come procuratore Jack McCoy di Law and Order, dan dan. Ma c'è anche il nome tutelare dell'ultimo grande legal televisivo che ci ha regalato la serialità, ovvero The Good Wife, ovvero c'è Diane che anche qui fa la femminista impenitente e quindi se magari The Good Fight vi ha un po' deluso, questo è il film che dovete veramente vedere. Parla di lobby in maniera tagliente come Thank You for Smoking, però in un certo qual modo parla anche di una persona che ritrova la sua umanità senza però cedere a quella normalità che, come le dice il suo amante, di fondo è molto molto sopravvalutata. Insomma, in una settimana di uscite un po' poco brillanti, Mrs. Sloane è il film che rischiate di perdervi perché forse non ne avete sentito parlare abbastanza, non correte questo rischio, andate a vederlo. E questo è quanto avevo da dirvi su Miss Sloane, ci vediamo presto per parlare di nuovo di cinema, di libri e speriamo anche un po' di legal thriller. A presto!